Signori, buongiorno. Buongiorno anche al signor Barbaroff. Ehi, ciao a tutti ragazzi. Allora, questo è il suo computer? Sì, il mio computer, tutto mio. E stiamo giocando a Spooky House of Jumpscare, che sì, tu potrai dire con un accento più britannico. Spooky House. House, la E si sente. Eldorado, mi sa. Esatto. Non lo so. Che cazzo Ove? È? Ove. Sì, Jump Scares. Comunque, perfetto. Scusami se ti scavalco, mi permetto di dire ai tuoi iscritti che vogliamo fare proprio una recensione tecnica. Sì, abbiamo studiato, sì, sì, molto. Tecnicissimo. In realtà, noi stiamo bevendo birra. Stiamo anche mangiando delle patatine. E in questo gameplay ci saranno tempi morti. Cioè, siamo noi che chiacchieriamo. Perché io stavo tornando da Bergamo e ho detto, fammi andare a trovare il mio amico Barbaroffa. E quindi... Però non avevo più video e quindi oggi c'è questo. Che sfigati. Di necessità virtù, però questo gioco è bellissimo. No, è carino. Fai new Faccio game, new game. Dai. Sì, sì. Forza. Ok, controlli. Look col mouse, attivo e spray. Fantastico. Sì, no, è carino. Ma è alla Doom. È un po'... No, è alla Quake. Non mi ricordo mai la differenza. Oh. Paura, eh? Mamma mia. Molto spooky spooky, davvero. Spooky. This mouse. Ok, va bene. Sì. Bella. Ma sei... No, è dappertutto. Sì. Che carina questa grafica, mi piace. Sì, ma sembra tipo una mod minecraftosa, sì, figa. È molto MK-osa, devo, okay, dire la verità. Senti, io vado a casaccio. Sì. E infatti, come puoi vedere, qui non succede niente. Ci sta. Lo sai che ho sempre voluto, tipo, nella mia cucina il pavimento a scacchi? Io ho delle grosse mattonelle, ma non sono a scacchi. Ah, cazzo, no, a me piace proprio il pavimento. Allora adesso a vado a casa, le distruggo a dispare oblique verticali. Sì. E poi le dipingo di bianco. Assolutamente. Così saranno a scacchi. Madonna. Ok, fino a qui. No, si può fare. È molto carino. Mi piacciono questi giochi con sta grafica, con questo. Sono molto comfy. Mangerò una puff. Anch'io la voglio. Voglio una puff. Gnammi. Ma questo è proprio, cioè, modalità andare a casa di un amico e giocare ai videogiochi, sì, con le patatine, la birra. Ci, sì, sta? Sì, sì, sì. Tant'è che volevamo essere così scialli, chi è? Da non mettere la webcam, perché così possiamo scaccolarci a vicenda. No, ci sta, ma poi zero sbatti proprio. Va bene, ok. Oh, posso correre, è vero? Sì. Però poi ti si... Muoio. Ti si deplete la barra. Lo so, può, però, succedere. Che due coglioni. Dove sto andando? Forlimpopoli. Sette stanze. Qui qualcuno... E qui è passato Fontana. No, come si chiama? Manzoni. Mentana. Quello che straccia le tele. Mentana. Cioè, l'incrocio tra Fontana e Manzoni. Che alle sette lui compare. Attenzione, un letto. Possiamo salvare? No. No. Puoi scopare lì sopra. Ma sono da solo, quindi posso scoparmi da solo. Puoi scoparti da Guarda solo. Guarda il letto spigoloso. Ma deve essere proprio comodo, sì, come, sì, un, sì, come un mattone, come un debito di argillona. Mamma mia. Allora, sopra è brutto, però non mi piace. Andiamo di qua. Che palle. Mi sto finendo la birra. È vero. Dovevo andarla a prendere. No, tacci tua. Ma è il rumore, perché poi ti rendi conto che non ha senso, no, che tu ti spaventi per questo coso. Un fantasmino porcellino. Ma sei bellissimo. È strabello. Guarda che bello, sembra tipo... Potrebbe essere quello dei tentacoli hentai. Cioè, tipo, lui è, poi diventa grande e va a fare quel lavoro là. No, guarda, cioè, io non so di cosa stai, no, parlando. No, tu lo sai, perché, no, ho visto una faccia. Ma che? No. Che già stai su Google, smettila, dai. Ho fatto un ruttino. Ok, qui è tutto viola e quindi fa... Viola. Esatto, perché a noi il viola piace. A noi il viola piace. Sì, 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 anche i poveri ci piacciono. Sì, infatti. Nella vita. Perché le zucche, santa pace? Perché vaffanculo. Perché le zucche, Cristo? Ok, non corro più, vado lento. Però parla... Oh, vieni. Un livello nero. Livello up, ti ho toccato la mano. Oh, accidenti. Hai sentito? Oh, non stavo posso cercando... saltare. No. Non puoi neanche saltare. Problema. Neanche? No, no. Va bene. Ha voglia a premere la barra spaziatrice. Andiamo di corsa, così adesso non mi spavento. C'è l'achievement di Stanley Parable. Se premi tipo non so quante volte spazio, c'è l'achievement. No, non si può saltare. Davvero? Ti giuro. Lo facciamo quante volte? Però ti devo ricordare che non stiamo giocando a Stanley Parable. Sei una persona orribile. Oh.
Perché questa sedia guarda verso il... È il tranello della cadrega, no? Una bella cadrega. Una cadrega. No, chi di cadrega ferisce. E poi uccide i medici. Andiamo di qua. Guarda, guarda sul microfono, c'è un ragnettino. Ma no, quella è una pustola del sangue. No, guarda. Non è un ragnetto, Arnaldo, quella cosa cazzo è... È una sanguisughetta. Ma porca troia. Oh, comunque questa casa è piena. Che facciamo? Lo eliminiamo, guarda. Eliminiamo. Lo uccidiamo. L'hai ucciso. Con forza e vigore. Mamma mia. Jump scare. Adesso arriva. No. Manco mo. Quando mai... Eccolo, adesso sì, adesso sì. Ok, mi sono incastrato, scusate. Sì, è una bella collisione. Ma ce l'ha un senso questo vagare? Ma tu considera che da solo ti caghi di più sotto perché stai, oddio, oddio, ora esce fuori una cosa, ora esce fuori una cosa. Ok, poi dopo che esce la zucchina, cioè non è ti... Ma considera che ci sono 1000 stanze, siamo alla 22. 1000? Lo diceva il fantasmino. Ah, non lo leggevo. No. Questa mi sembra già sentita. Ma si ripetono? No? Se te lo dicerei... Non lo fossi. Ragazzi, fossi. Ma tu le come vendi? Cazzo ti permetti? Tu le vendi fossi le magliette? Io? Sì. Ah, ok. Ma voglia. Anzi, no. No? Non lo so. Fai schifo se le vendi. Come fa uno youtuber? Eh? Uno youtuber vero? Uno youtuber vero le vende. Ma dopo che ha detto che non le vende. Ah, è vero. Persone... No, ci sta. Guarda che bel tappeto. È ipnotico. No, un altro. Due altri. Ma fa un po' merda. Ma non ci sono i jumpscare, dai. Soltanto due. Uno con la zucchina, uno col polipo hentai. E vabbè, ma è uno di quei giochi indie di merda figo. Cioè, indie di merda nel senso buono del termine. Buono. Cioè, anche attenzione, gratis. Un rumore. Andiamo piano, raga. Che? Andiamo piano. No, ah, però... è gratis. Ma diciamolo che è gratis. Ah, sì, è a gratis, lo potete scaricare. Sì, cioè, figurati se... Questa stanza già l'ho vista. Uno come me non si compra i giochi gratis. Non posso tornare indietro? No. Sai perché? Perché vaffanculo. Non si può. Non si può. Sai perché è tutto viola? No. Perché il proprietario è ricchissimo. Ma lo sai chi è il proprietario? Io lo so. Già, proprio lui. È proprio quell'uomo lì. È proprio quell'uomo lì. L'uomo della Ligalli? Esatto. Lui è il più grande di tutti. Un'altra stanza diversa. Questo è un dipinto che si chiama Quel giorno là del mese. Bello. Sì. Mamma mia. Andiamo avanti. Qui non c'è un cazzo. Ma chi è l'architetto di questo posto? È l'uomo della Ligalli. È l'uomo della Ligalli, l'ha fatto lui. Non perché posso non criticarlo. Ti piace? Non ti piace? Fa un po' cagare. Senti, ma secondo te se mi metto delle patatine e le mastico vicino al microfono, sì? Lo sentiranno io? Secondo me sì, e sarebbe molto piacevole avere questa esperienza. Vai. Allora, che voglia di patatine, ragazzi. Però io sto veramente a finire la birra. Effettivamente la birra è finita. Aspetta che ne bevo un sorso. Anch'io ho bevuto un po' di birra e sai, Marcus, sai, la tua testa rasata è davvero... È davvero erotica. Oh, barba, no. Ma cosa? Ma in realtà non mi spavento. Ho avuto tanta paura. Vieni stringimi qua. Stringimi forte. Stringimi barba. Forte, dai. Facciamo. Sto incurando. Grazie. Grazie. Grazie, Manfredi.